Ringrazio Monica, ringrazio anche per questa opportunità. Oggi è stata una giornata, direi, a mio avviso, molto bella, nel senso ho avuto l'opportunità veramente di ascoltare degli interventi interessantissimi su lavori, progetti, ricerche e devo dire tutto veramente molto interessante. A me il compito di chiudere, ecco, questa giornata. Ho preparato una presentazione un po' diversa, un po' più leggera, che avrà caratteristiche più narrative e anche, se riusciamo, negli ultimi 5 minuti anche un po' esperienziale. Benissimo, allora iniziamo subito. Come vi dicevo, in modo un po' più narrativo e anche un po' più leggero, ci accompagnerà Mario, che è questo personaggio simbolicamente rappresentativo di una persona con ADHD, e ci parlerà un po' di lui e dei percorsi che potrà fare per in qualche modo migliorare le sue difficoltà. Su alcuni aspetti vado molto veloce perché, come vedrete, sono piuttosto ripetitivi, anche se poi di necessità si fa virtù e diciamo che forse a chiusura di giornata ci possono anche servire a sintetizzare un pochino quello che i colleghi hanno detto precedentemente. Mario ha l'ADHD, abbiamo visto oggi che cos'è e soprattutto quali sono le caratteristiche cliniche e anche gli outcome comportamentali. Comporta ovviamente difficoltà attentive di concentrazione, che è proprio il core del disturbo, controllo degli impulsi, autoregolazione del livello di attività, gestione del flusso dei pensieri, pianificazione dell'azione, e soprattutto questi ultimi due aspetti vedremo come sono veramente molto presenti nell'ADHD adulto. Il DSM sappiamo che distingue queste tre forme cliniche, il tipo combinato è quello effettivamente che presenta più compromissioni, ma l'aspetto importantissimo che oggi abbiamo sottolineato abbondantemente è proprio la persistenza del disturbo e delle caratteristiche in età adulta, anche perché l'ADHD effettivamente non è una patologia, ma è un funzionamento che nasce con la persona e lo accompagna in tutto il suo ciclo di vita, ovviamente predisponendolo più o meno a possibili patologie e comorbidità. Quindi come tale è importante, poi vedremo che i trattamenti, essendo un disturbo, essendo un funzionamento molto complesso, è anche importante che gli interventi a lui dedicato siano altrettanto integrati e complessi. L'ADHD negli adulti quindi si presenta legato a tutta una serie di caratteristiche che abbiamo, diciamo, io qua vado molto veloce, abbiamo ampiamente visto oggi, e i soggetti adulti con ADHD vengono soprattutto percepiti dagli altri come persone svogliate, incompetenti, improduttive, che tendono a procrastinare, e loro cosa sperimentano anche dal punto di vista emotivo? Un senso di inefficacia costante e che poi si trasforma in impotenza appresa. Quindi sono disattenti, distraibili, incapaci di mantenere l'attenzione, richiedono quindi per loro focalizzarsi su qualcosa richiede proprio uno sforzo mentale e un dispendio energetico molto molto importante. Sono impulsivi, disorganizzati nelle azioni, nei pensieri, ci sono questi pensieri che circolano sempre in modo molto vorticoso, hanno difficoltà a mentalizzare e quindi anche a utilizzare delle buone competenze sociali. Frequentemente si disattivano immediatamente con conseguenti sentimenti di noia e generale insoddisfazione in diversi ambiti come il lavoro e la vita quotidiana. Hanno una scarsissima tolleranza alla frustrazione, questo è una capacità, ecco, che noi esseri umani abbiamo e che sappiamo essere molto importante nella nostra vita, e una labilità emotiva e una tendenza, come abbiamo detto, a procrastinare. I soggetti con ADHD, soggetti adulti, soprattutto quelli che abbiamo visto alcuni studi che correlano, ecco, questi esiti nella loro vita, soprattutto rispetto agli ADHD che non hanno avuto una diagnosi precoce e quindi non sono riusciti a entrare, come dire, anche in un ambito di presa in carico precoce e quindi anche di aiuto
a trovare quelle strategie che abbiamo detto essere molto importanti. Quindi nella loro traiettoria esistenziale sono a maggior rischio di disagio, come separazioni, divorzi, problemi in campo lavorativo, condizioni socio-economiche più svantaggiate, maggior rischio di subire eventi traumatici, ad esempio incidenti stradali, maggiori condotte suicidarie, questo soprattutto dal punto di vista clinico se c'è una comorbidità importante con altre patologie mentali, e disturbo da dipendenza da alcol e sostanze. Quindi abbiamo visto come c'è un forte impatto sulla qualità di vita. Le traiettorie sono complesse e le componenti multifattoriali, che comprendono sia fattori della persona sia fattori ambientali. E quindi, come dicevamo, c'è bisogno di interventi che siano altrettanto complessi, medico-farmacologici, psicologici, educativi, sociali e familiari. Qua vado piuttosto avanti. Cosa fa però la differenza per Mario? Per Mario i fattori protettivi, quello che può fare la differenza, come abbiamo detto, è sicuramente una diagnosi precoce, un ambiente che può essere protettivo e quindi i fattori ambientali, la presenza o meno di comorbidità, i tratti temperamentali della persona, e vedremo anche poi come anche il trattamento farmacologico integrato a quello non farmacologico è fondamentale, addirittura necessario, proprio per ridurre la vulnerabilità. Qua sulla comorbidità non mi soffermo, anche perché oggi ne abbiamo parlato veramente molto, ma solo per dire che l'impatto quindi è sulla qualità della vita e sulla salute, perché come abbiamo detto le persone che nascono con questo funzionamento sono maggiormente vulnerabili, maggiormente predisposti a tutta una serie di patologie in associazione. E qua entriamo nello specifico del trattamento, farmaco o non farmaco. Faccio una premessa, che parto dalla premessa proprio che la logica qua non è o, ma è e, cioè il trattamento farmacologico, che oggi comunque abbiamo visto essere addirittura fondamentale e necessario, è importante perché diventa una sorta di opportunità, cioè il trattamento farmacologico va a silenziare quei sintomi che a volte non consentono poi anche a noi psicologi, per esempio, di lavorare con i trattamenti non farmacologici. E poi abbiamo visto come diventa proprio importante rispetto alle patologie associate. Quindi gli interventi non sono in ottica, ripeto, di o uno o l'altro, ma sono il più delle volte, anzi quasi sempre, integrati. Sono interventi multimodali, specifici e personalizzati, e creano, ecco, quegli interventi ovviamente non farmacologici, qua stiamo parlando, creano dei momenti salutogeni per il cervello e quindi creano anche delle modifiche alle attività cerebrali. Adesso poi vedremo se riusciamo, sto cercando di andare veloce anche per questo, di fare proprio un'esperienza anche tutti insieme. Si impara a gestire alcune difficoltà rinforzando l'adattamento e il rafforzamento delle risorse proprio per, diciamo, migliorare il funzionamento mentale e quello psicologico. Gli interventi non farmacologici spesso e volentieri lavorano proprio sul qui e ora, in un disturbo che abbiamo visto essere molto fluttuante. Adesso entro nello specifico facendo un po' una carrellata abbastanza veloce di quelli che sono i principali trattamenti non farmacologici descritti dalla letteratura scientifica. In primo luogo, anche oggi l'abbiamo visto moltissimo in tutti gli interventi precedenti, la psicoeducazione. Perché è importante? Perché dà informazioni, quindi in qualche modo stimola e promuove l'autoconoscenza, l'autoconsapevolezza, crea sensibilizzazione. Il focus della psicoeducazione può essere sia individuale che di gruppo, e tra le altre cose ci sono degli studi che hanno visto come rinforzi la compliance, perché qua spesso e volentieri non parliamo di psicoeducazione, diciamo, direttiva, istruttiva, quanto proprio in un'ottica orizzontale, operatore e persona, proprio nell'ottica di scambio e condivisione nel rapporto terapeutico.
Il coaching, che è una variante della psicoeducazione, che è un focus orientato alla persona, quindi il coaching è un pochino più obiettivato verso l'individuo, migliora le abilità di funzionamento esecutivo, la gestione del tempo, la priorità, delle priorità, l'attivazione, la programmazione, il mantenimento dello sforzo nel tempo, la regolazione dei pensieri e delle emozioni, la memorizzazione di obiettivi. Quindi c'è proprio una guida individuale a, come dire, riprogrammare un po' le funzioni esecutive che sappiamo essere il punto debole delle persone con ADHD. La terapia cognitivo-comportamentale, che lavora direttamente sui partner comportamentali disfunzionali per attivare dei cambiamenti condivisi, rinforza soprattutto la modifica di credenze disabilitanti, di tutte quelle autoconvinzioni che la persona poi crea nel tempo. Qua parliamo di adulti e che hanno una storia di fallimenti, di feedback negativi, di feedback fallimentari, quindi spesso e volentieri arrivano poi in psicoterapia proprio con delle autoconvinzioni altamente disabilitanti e improntate al negativo, che vanno, come dire, ristrutturate, restaurate insieme e che interferiscono ovviamente con la qualità di vita e soprattutto anche con l'attivazione di nuove risorse. La terapia dialettico-comportamentale, che viene utilizzata molto, sappiamo, anche con i disturbi border di personalità, che sono comunque disturbi che spesso e volentieri troviamo in comorbidità, ed è utile per rafforzare l'autoregolazione emotiva, che anche questa è una parte, diciamo, un funzionamento molto come dire, importante per noi e deficitario con le persone che hanno l'ADHD. Si fa la terapia dialettico-comportamentale, si basa soprattutto su un lavoro di accettazione con la persona della situazione e ovviamente nel percorso di rafforzamento di empowerment affettivo emotivo. La terapia basata sulla mindfulness, qua mi soffermo un po' meno perché oggi ne abbiamo parlato molto, ha due cardini: l'autodisciplina nelle risorse attentive e l'orientamento sull'esperienza, sul qui e ora, quindi il vivere emozioni di esperienze psicofisiche connesse e trarne poi, come dire, in processi bottom up e top down anche dei feedback e delle convinzioni, anche qua, che poi possono essere trattate parallelamente anche in psicoterapia. Ecco, tutti questi interventi che sto descrivendo, queste terapie non farmacologiche che sto descrivendo, possono anche essere, laddove possibile, per tempo e risorse, anche essere condotte in parallelo, ovviamente. Il neurofeedback, che è tutta la parte delle terapie digitali, quindi dove praticamente si crea che cosa col neurofeedback? Si crea proprio un'autocorrezione, cioè sono dei training cognitivi effettuati proprio con dei macchinari, col biofeedback, che creano proprio un'autocorrezione, cioè un software che in autogestione, dopo una fase di addestramento, permette alla persona di monitorare proprio istantaneamente la propria attività cerebrale. E poi ci sono dei feedback che nel momento in cui, per esempio, c'è un'attivazione corticale, che quindi ci dice che in quel momento lì la funzione attentiva è in on, allora c'è un segnale, c'è un feedback, e quindi è come se fosse un continuo addestramento. Sono ancora pochi studi sul neurofeedback rispetto alla ADHD, anche se ad esempio questo studio di Stern del 2016 ha effettivamente mostrato come la pratica del neurofeedback e il trattamento del neurofeedback migliora l'effetto del farmaco, quindi spesso e volentieri è un addestramento, un training che viene associato ai trattamenti farmacologici, proprio perché aiuta anche in questo processo di autoaddestramento e di autoconsapevolezza della propria attività cerebrale, a controllare anche i sintomi, riduce la comorbidità e migliora ovviamente le performance cognitive, andando a impattare inevitabilmente in senso favorevole sulla qualità di vita. E poi il parent training, che è fondamentale. Abbiamo visto come l'ambiente famiglia, il sistema famiglia, può essere un fattore altamente protettivo
positivo, anche perché poi questo non solo per la ADHD, ma tutte le difficoltà vanno a impattare l'ambiente delle relazioni, l'ambiente della famiglia, e quindi abbiamo visto come il lavoro con i familiari dal punto di vista sia psicologico, psicoeducazionale che di gruppo è premiante e velocizza sicuramente i percorsi di trattamento. Questa è una frase che ho trovato su questo sito che mi piaceva molto: i trattamenti non farmacologici agiscono sui sistemi biologici del cervello, disattivando mappature disadattive e promuovendo percorsi nuovi costruttivi. Questo è quello che dicevamo all'inizio, che il grande valore dei trattamenti non farmacologici è quello proprio di creare dei momenti salutogeni per il cervello, che ovviamente è sensibile a questi momenti e quindi crea, diciamo, dei loop, dei circuiti sicuramente più funzionali. Adesso andiamo al nostro Mario, e qua entro nello specifico di Mario, che arriva in assistenza psichiatrica in ASL 5 a Spezia, che è dove lavoro io, la nostra salute mentale. E qua, questo per raccontarvi anche un pochino più nello specifico cosa facciamo noi nel nostro servizio con le persone ADHD e anche cosa stiamo cercando di costruire e di avviare. Mario ha un primo momento di confusione e di disorientamento, anche perché c'è sempre molto caos, rumore, persone che escono, che entrano, eccetera, però seguito anche da un possibile sollievo, anche perché diciamo che a volte in queste situazioni si può avere anche un pensiero quasi terapeutico: forse non sono un unico ADHD. Quindi questa è una slide un po' autocritica, ma anche autoironica. Quando poi, diciamo, superiamo questo primo momento, si ha una prima fase di accoglienza, che ecco, importante. Noi, la nostra equip è veramente multidisciplinare, cioè tutte le nostre categorie, tutti i nostri professionisti all'interno del servizio sono coinvolti nella presa in carico: infermieri, educatori, terapi, assistenti sociali, psicologi, medici ovviamente, e quindi questa prima accoglienza viene effettivamente fatta dagli infermieri, che accolgono la persona, fanno un primo colloquio di conoscenza accoglienza, e lo screening, che viene svolto col ASRS, ADHD Self Report Scale, che è un test di screening, è molto veloce, in autosomministrazione, che serve proprio a individuare, come diceva stamattina la dottoressa Simonini, a individuare, a screenare quelle le persone che possono avere, ecco, degli indicatori tali per cui poi essere prese in carico e valutate anche su questo aspetto qua. Dopodiché fa la visita medica e si avvia proprio l'assessment psicodiagnostico, che da noi viene svolto con quasi sempre un MMPI di base, anche perché l'MMPI è un test che sappiamo va a fotografare molte caratteristiche della persona, quindi dei suoi tratti, delle scale cliniche, delle scale di validità, quindi è un test, diciamo, che fotografa proprio la persona in senso molto ampio, anche molto puntuale. Dopodiché, per quanto riguarda la ADHD, noi utilizziamo la DIVA, che è un'intervista, un'intervista strutturata, che anche sono dentro, cerco da un convegno dove c'erano i maggiori esperti, dove c'era anche Monica e ci siamo conosciuti lì, e il professor Conca ha in qualche modo effettivamente sottolineato come questo test sia un validissimo strumento, perché oltre a essere molto puntuale, essendo un'intervista congiunta con un familiare, ti dà veramente tantissime informazioni in itinere, quindi riesci in qualche modo a costruire una buona relazione con la persona e anche col familiare durante già la valutazione, il che non è roba da poco, e in più ti dà tantissime informazioni sia sulla persona, ma anche, per dire, sulle relazioni con la famiglia e anche sul familiare stesso. Quindi tante volte durante la somministrazione della DIVA, per esempio, abbiamo scoperto che anche il genitore, piuttosto che il familiare che accompagna il nostro paziente, soprattutto nei giovani pazienti che spesso vengono accompagnati dai genitori, c'è proprio una familiarità. Quindi abbiamo scoperto, insomma, da individuare che anche il genitore può avere delle caratteristiche ADHD.
e poco economica, ecco, questo sì, nel senso che a livello temporale richiede sicuramente del tempo, però secondo me a livello ampio poi alla fine fa economizzare sull'utilizzo di altri strumenti. Anche qua la visita medica, il trattamento farmacologico, dicevamo che va di pari passo, e poi c'è una seduta psicologica di restituzione e avvio del lavoro condiviso, e si parte con la presa in carico multidisciplinare con l'intervento che abbiamo detto essere sempre in parallelo medico, psicologico, psicoeducazionale, sociale e familiare. In servizio da noi, per quanto riguarda la presa in carico familiare, abbiamo un progetto che si chiama Familiarmente, che è un progetto in realtà non dedicato solo alla DHD, ma trasversalmente a tutte le persone che accedono al nostro servizio, ed è proprio dedicato alla famiglia dei nostri utenti, con tre attività principali: psicoterapia / consulenza individuale per famiglia. Abbiamo poi l'organizzazione di tutto un lavoro di gruppi espressivi fatti con i familiari, dove c'è, di solito ci sono io e anche la collega che facciamo un po' da facilitatori, ma è un momento molto bello veramente di scambio condiviso. E si parte da una parola target e poi questa parola dà proprio lo stimolo alla discussione. E poi abbiamo degli incontri, sempre nel progetto Familiarmente, psicoeducazionali. Quindi anche le persone, i familiari, i caregiver del progetto Familiarmente, della DHD, vengono inseriti laddove riteniamo anche molto utile fare, quasi sempre, nel progetto Familiarmente. E qua abbiamo... Adesso stiamo pensando di avviare e di inserire nel trattamento delle persone con ADHD questo programma un pochino più specifico, che si chiama INATTIVO. Questo è un gioco di parole, no? Dove appunto facciamo fare loro, con delle tecniche di rilassamento, delle esperienze di inattività, ma in realtà di attività, e quindi di recupero di energia fisica, psicologica e mentale. Perché le tecniche di rilassamento e non, per esempio, anche i protocolli mindfulness, quelli un po' più ampi? Questo anche qua, un po' per motivi economici di tempo e un po' anche perché, non so, è una, forse è una suggestione, non lo so, dobbiamo ancora un po' sperimentarlo, perché come vi dicevo è un programma ancora un po' in fase di sperimentazione. Infatti poi faremo anche delle valutazioni test e ritest per vedere se effettivamente porta degli esiti favorevoli. Abbiamo pensato di utilizzare solo alcune tecniche proprio per ridurre anche un po' nel medio-lungo termine il rischio di drop-out, che spesso e volentieri, soprattutto con i pazienti ADHD, è molto presente. E quindi le tecniche di rilassamento, nello specifico la respirazione profonda, sia diaframmatica, ma poi anche quella toracica, nel senso che poi alterniamo di solito negli esercizi di respirazione, soprattutto nei training iniziali, proprio l'allenamento di questi due tipi diversi, no? Perché poi la persona con ADHD ha difficoltà a disattivarsi, ma anche difficoltà ad attivarsi. Quindi il respiro profondo che disattiva e il respiro toracico che riattiva. E allora attraverso questi due strumenti la persona può imparare, allenandoli, perché come tutte le tecniche vanno allenate, ad autoregolare la propria attivazione. Poi utilizziamo il rilassamento muscolare distensivo progressivo, quello di Jacobson, non so se qualcuno di voi lo conosce, è un rilassamento proprio mirato su alcuni siti muscolari del corpo, proprio per rafforzare, aumentare che cosa? L'autoconsapevolezza del corpo, perché sappiamo che, come dire, la muscolatura è spesso molto sollecitata, no? Perché l'iperattività, per quanto nell'età adulta scemi un po', perché fa parte più, diciamo, dell'ADHD in età infantile, però sicuramente la tensione muscolare è sempre presente. E tutto ciò accompagnato anche da esercizi di immagini guidate, che sono poi esercizi che noi di solito proponiamo, adesso poi vi farò vedere,
e che vanno a come dire, lavorare su aspetti specifici, su dimensioni specifiche, e poi vengono registrate le guide, e quindi la persona in qualche modo può allenarle anche a casa o nella vita quotidiana, imparando man mano, strada facendo, col training, anche ad adottarle, mi viene in mente, nell'immediato proprio della vita quotidiana, quando ne ha bisogno, non so, quindi non solo in uno stato di ovviamente preparazione, training preliminare, rilassatezza, ma anche, non so, sull'autobus, piuttosto che a scuola, piuttosto che sul lavoro. E le tecniche di rilassamento producono benefici sull'autoregolazione, sicuramente vanno a impattare molto favorevolmente tutta la parte dell'ansia, dello stress, gli aspetti depressivi, quindi tutte le comorbidità che abbiamo visto oggi, promuovendo eustress, cioè quella attivazione positiva. E il respiro profondo migliora quindi la regolazione emotiva, anche perché va a agire anche su quella porzione del cervello, su quella nostra parte del cervello rettiliano, che sappiamo essere molto sensibile agli stimoli esterni, e quindi è come se il corpo mandasse messaggi al nostro cervello di va tutto bene. E c'è poi, vabbè, un'associazione tra respirazione, emozione e cognizione, quindi un aumento dell'attività nelle regioni frontali. Qua ho messo questo appunto per così sottolineare questo gioco di biofeedback, il Chillfish, che in realtà è un gioco creato per i bambini, però è interessante come qua viene unito praticamente l'esercizio, la tecnica di rilassamento, l'uso della respirazione profonda alla tecnica del neurofeedback, del biofeedback. Quindi il Chillfish è stato proprio inventato con un sensore che viene applicato, e poi c'è un monitor, e il bambino cosa fa? Attraverso questo monitor riesce, c'è un pesciolino anche qua che mangia delle stelline, e questo sensore, ogni volta che col respiro il bambino riesce in qualche modo a regolare la sua attività attentiva e quindi a modularla, il pesciolino va avanti e mangia sempre più stelline. Quindi c'è in associazione anche questo aspetto ludico. Questo, anche se non riguarda, ecco, l'intervento sull'adulto, l'ho messo proprio per sottolineare l'importanza a volte di abbinare anche più interventi. E poi queste le immagini guidate, che in qualche modo vanno anche a rinforzare quella che è una naturale caratteristica delle persone ADHD, cioè la curiosità e la creatività, e soprattutto in un setting di gruppo, perché poi si faranno in gruppo, e quindi c'è proprio anche il valore del gruppo come motivazione. Queste sono le dimensioni che vi dicevo, sulle quali poi andiamo a lavorare con degli esercizi proprio specifici, delle visualizzazioni guidate specifiche su tutti questi aspetti, su queste dimensioni. Quella dell'immaginazione, che è la prima, anche perché così in qualche modo abbiamo anche qualche informazione sulla capacità o meno immaginativa della persona, perché effettivamente la capacità di, cioè, immaginare è un'abilità, e quindi alcune persone hanno più facilità, altre meno. Sulla motivazione, sull'autostima, sulle emozioni, sui pensieri, sulla gestione dell'ansia, sulla gestione dello stress e sull'attenzione, quindi in modo più specifico ancora. Bene, adesso io spero di essere stata abbastanza nei tempi, ho ancora 5 minuti, Monica. Ok, allora io direi che possiamo concludere questa giornata di oggi facendo proprio un'esperienza insieme, che tanto ci aiuta a scaricare, e proviamo insieme a Mario, tra virgolette, quello che è l'esercizio di scarico, che è un esercizio che viene fatto nel protocollo di tutti gli esercizi dedicati, soprattutto dedicati sia ai pensieri che alle emozioni. Quindi proprio in questo momento ci rilassiamo un attimo, adesso io vi guiderò vocalmente molto velocemente, quindi vedrete anche come poi questi esercizi non richiedono tantissimo tempo, anche perché ricordiamoci che sono persone che non possono stare tantissimo tempo ferme e in uno stato di come dire, concentrazione. Bene, allora ci mettiamo. Vi chiedo di non incrociare niente.
con i piedi ben per terra, potete tenere le mani sulle gambe, oppure ancora meglio, così sentite il vostro respiro, la mano destra sul ventre, la mano sinistra sul torace o viceversa per chi è mancino. Facciamo un bel respiro e chiudo gli occhi. Immagino un palloncino colorato del mio colore preferito sulla mia pancia. Lentamente, mentre respiro, il palloncino si gonfia e si sgonfia in modo lento e graduale. Ancora, gonfio il palloncino e lo sgonfio in modo lento e graduale. Il mio corpo è completamente rilassato. Mi sento bene. Molto bene. Mi concentro sul mio corpo. Laddove ci sono tensioni, lascio andare. Rilasso. Il mio corpo è completamente rilassato. Ora mi concentro sulla mia mente, sui miei pensieri. Sgombro la mente dai pensieri fastidiosi che ingombrano. Ora la mia mente è completamente sgombra. Ora mi concentro sul mio cuore, sulle mie emozioni. Libero il mio cuore dalle emozioni spiacevoli. Ora il mio cuore è completamente libero dalle emozioni spiacevoli. Sono completamente rilassato. Il mio corpo è rilassato. La mia mente è sgombra. Il mio cuore è libero. Mi sento bene, molto bene. Tutto il resto non importa. Concentrarmi sulla mia pancia, sul palloncino colorato del mio colore preferito, che si gonfia e si sgonfia in modo lento e regolare.
mi sento bene, molto bene. Tutto il resto non importa. Ora conto da 3 a 0. 3, 2, 1, 0. Lentamente muovo un po' le gambe, le mani, mi stiracchio un po' e apro gli occhi. Bene, spero che questo brevissimo esercizio di scarico ci abbia aiutato un po' a scaricare tutta una serie di tensioni, no? Che abbiamo accumulato oggi, anche se è stata una giornata produttiva e piacevole. E concludo con questa citazione, che non di uno studioso peraltro, ma di un attore, ma a me è piaciuta moltissimo: l'attenzione come un riflettore e il nostro compito è danzare nell'oscurità. Grazie.